Messaggeri selfie. Amo messaggeri amore. Salve, benvenuti. Oggi che tocca ad Annita. Oggi la scultura candidata, sorteggiata nello sterminio è la scultura di Anita Ekberg. È una scultura che ho realizzato nel 2003, mosso dalla mia passione per il cinema, arte alla quale mi sono accorto che dovevo avvicinarmi e conoscerla, cosa che faccio tuttora e farò insieme alle altre arti finché avrò la lucidità per lavorare e la forza per lavorare in questo mondo qui. E avendo conosciuto Tonino Guerra, altri personaggi, tramite lui, Fellini è uno di quei personaggi come regista che ha fatto del cinema una comunicazione molto potente e ha creato delle immagini e anche un modo di parlare, infatti si dice felliniano, no? Come aggettivo, per dire quanto ha toccato il nostro inconscio. Allora io ho pensato, una delle prime immagini che sono rimaste impresse nel gusto estetico collettivo delle persone è stata l'immagine di Anita Ekberg nella fontana di Trevi che fa il bagno, no? Che è diventata l'immagine dell'inizio della dolce vita degli anni 60, dove c'era quel vivere leggero, senza le preoccupazioni di un sistema oppressivo come stiamo vivendo adesso. Anche se si era poveri, c'era una rilassatezza umana, problemi compresi, guerre alle spalle abbastanza recenti comprese, e come immagine, no, di questa ripartita, di questa rinascita, di questo ritornare incontro alla vita nuova, alla primavera, rigogliosa, eccetera, l'immagine della Anita Ekberg nella fontana di Trevi è stata una cosa molto importante che ha preso in me la voglia di realizzarla. E chiaramente facendo un fotogramma scultoreo e dovendo raccontare un'emozione cinematografica, la mia sintesi è arrivata nel cogliere la posa. Prima la metto così in modo che spero che si veda la faccia di Fellini. L'appoggio un attimo così. La sagoma del vestito che galleggia nell'acqua in realtà è la sagoma di Fellini. Qui c'è l'occhio. Qui c'è l'occhio di Fellini. Dalla bocca di Fellini esce una mano, non so se si vede, dalla bocca di Fellini esce una mano di Annita e quest'altra mano invece appoggia sulle pieghe del vestito che galleggia nella fontana di Trevi sul pelo dell'acqua. E le gambe ovviamente non ci sono perché le devi immaginare nel liquido. Poi gli ho fatto un accenno di acqua che cola su di lei, no? Sapendo che può evocare tante altre emozioni linfatiche, no? Anche nel, diciamo, nel macchiato del vestito può sembrare emotivamente ricordare un piccolo universo, no? Con tutto questo scuro, il mondo del cinema dove appaiono tutte queste piccole luci, eccetera. Per cui ho fatto il modello in creta, lavorato molto accuratamente, come mostrano le foto che ho rintracciato, e poi anche la documentazione dello stampo, di come è stato realizzato, e poi le prime pitture della serie che ho fatto. Questo è un multiplo di 500 pezzi, questo è il numero 28. Adesso non mi ricordo quanto è arrivata la tiratura, ma le tengo tutte segnate. E questa è l'Anita Ekberg. Da questa scultura poi mi è capitato di fare anche delle varianti, che adesso non sono uno sterminio, ma dato che sto parlando del modello,
E chi ha visto o segue i miei video si accorge che io spesso dal modello faccio delle varianti. Anche da questo modello ho fatto un paio di varianti, esemplari unici. Il primo lo feci richiesto da un ragazzo che era rimasto paralizzato, penso in un incidente, eccetera, e mi chiese di fargli una Madonna della Morte con le pistole in mano. È un'icona che io non conoscevo. Ed è questa è la Madonna. Questa è la scultura che dopo ho fatto per me, personalizzata. Per lui ne ho fatta una che aveva le pistole in mano, magari se trovo le fotografie da qualche parte, sono un po' fatico, che avevo nel cellulare. Comunque, quella che fece per lui aveva due pistole in mano, e aveva un vestito rosso, non aveva il teschio dipinto qui, ma la faccia era fatta così. In stile Madonna della Morte, che è un culto in Sud America che è veneratissimo, perché in realtà sarebbe la Madonna Negra, sarebbe la prima forma di divinità che il genere umano ha cominciato a adorare, a venerare, a seguire, a mettersi in sintonia, che non significa che evoca la morte, che ti porta alla morte, ma al contrario che ti protegge. Che ti tiene nella possibilità di essere vivo. È quello che fa la divinità, fondamentalmente. Ascoltavo riascoltavo, perché mi capita di ascoltare anche discorsi fatti tempo prima, un discorso di Prelevat dove diceva, parlando del nostro respiro, di che potenza ha questo nostro respiro, e questa posa, in qualche modo, perché ce l'avevo di qua, di cipollino, anzi la metto qui. Questa posa qui è una posa che evoca un desiderio di vita, di qualcosa che entra, di desiderio, che tra l'altro, mi accorgo adesso, ha la stessa posa del primo bamboccino che io modellando con il Pongo quando ero vecchiazzano, da bambino, 7-8 anni. Modellandolo feci questa testina che allungandogli il collo, scaldandolo con il calore della mano, piano piano a un certo punto il collo si piegò e la testina gli andò indietro e mi diede un'emozione di vita. E questa posa mi ricordo, perché io l'avevo fatta dritta, poi quando si è scaldato il collo, ping, ha fatto questo piccolo movimento che però proprio quello che mi arrivò è sta chiedendo aria, sta chiedendo vita. E in qualche modo la preghiera è questa, sia nella versione dell'Anitta di Fellini, sotto l'acqua, no? Che si bagna, che cosa cerca Anita Ebber quando è nella fontana? Cerca quella purezza, quella cosa che ti lava, che ti rinfresca, che è contro le regole fondamentalmente, no? Che però ti attira così forte che lo fai con una naturalezza incredibile. Però c'è una sete di fondo. E questa sete è una sete che richiama la vita. E per chiudere, perché non devo dire tanto su questa scultura qui, non perché non sia importante, perché non ho tantissimi aneddoti da raccontare, a parte quelli che mi stanno venendo fuori adesso. Oh, mi sta sfuggendo quello che volevo dire. Dicevo che... Ah sì, per chiudere il discorso di Prelevat, che è il discorso facendo perno sul respiro, per fare capire quanto è importante, quanto è prezioso il respiro, non perché significa che sei semplicemente vivo, che già basterebbe ovviamente, ma ad un ascolto, no, maggiore, ok, sono vivo, poi oltre al fatto che sono vivo, cominciare ad ascoltarlo, a sentire che radici ha, che cosa porta con sé, che doni ha con sé. È la cosa che ti permette come dire, di essere riempito, no, di quel desiderio di vita. E Prelevat, per sottolineare quanto è potente quella delicatezza del respiro, ha fatto l'esempio tipo quando la vita entra in questo mondo qui, ha due parentesi, no, fatte di buio, no, di nero.
che sono la morte, che è il posto da dove veniamo e il posto dove torneremo. Dice, questo respiro penetra, entra dentro questa fessura, vagina, in qualche modo, e allarga queste parentesi e fa sì che tra queste due parentesi di niente, di vuoto assoluto, si esprima, si manifesta una vita cosciente, in un respiro, in una penetrazione arriva questa vita portando con sé tutto il bagaglio che è necessario per poi godere della fortuna di essere stati estratti e ad avere avuto un corpo umano in 3D, ipersensibile, iper tutto, no? Dai tempi più remoti. E per cui questo desiderio di respiro è un desiderio di questa potenza gentile, ma veramente potente, ti potrebbe sconquassare tutte le volte che ti dà respiro per tenerti in vita. Eppure manco te ne accorgi. Manco te ne accorgi. A volte c'è il pericolo, specialmente nei neonati, ma sarà morto. Sarà morto. No, è vivo. Ma ho capito. Eppure in quella delicatezza lì c'è la stessa potenza che solleva i mondi, i vulcani, fa scoppiare le galassie. La stessa potenza regolata su cosa deve comunicare a quell'essere che gli sta a cuore in quel momento di individualità, perché poi si tornerà tutti a quella cosa unica che io posso solo immaginare, ma di cui non mi frega niente adesso, perché adesso sono stato estratto in questo giochino, in questa capannina di questo mondo finito, dove succedono tante cose, ed è bello schierarsi a favore dei buoni. E io mi sto schierando sempre di più a favore dei buoni, del senso, della verità, eccetera, perché in più c'è un condottiero che sa il fatto suo, sta facendo un lavoro memorabile per l'umanità, che quando sarà il momento sarà festeggiato e ricordato in un modo impensabile adesso. Ma io lo dico adesso che Prem Rawat è il numero uno tra gli esseri umani che sta vivendo sul pianeta adesso, ed è grazie a lui se ci salveremo in questo mondo qui. Non che non ci siano altre persone buone che facciano delle cose importanti, assolutamente ci sono e ognuno dà il suo contributo, ma chi ha la magia di legare tutti questi spezzoni e farli quagliare, farli diventare corpo vivente, cosciente, che non si disperde più perché ha un maestro lucido, vivo, che dice no quando è no e dice sì quando è sì, semplicemente, al riparo da tutte le corruzioni che sono avvenute nel tempo, tutte le volte che il maestro è venuto. Finché il maestro era vivo, l'esperienza della conoscenza, della pace, dell'amore, dello stare bene, dell'essere contenti di essere al mondo, era fattibile, era a portata di mano, perché anche se la perdevi avevi il maestro che ti sapeva ricordare, ti poteva salvare di nuovo, eccetera. Poi una volta che il maestro se ne andava, per amore, intenzione sempre per amore, per lasciare testimonianza, eccetera, hanno fatto delle religioni. Tutte le religioni sono pesanti a confronto del sentimento spontaneo che c'è nell'essere umano, nei confronti del suo creatore, come nei confronti del suo genitore. Io essere umano, con 2 secondi e mezzo di vita, attaccato al seno di mia madre, no? Non posso che essere spontaneo, semplice, semplice. E quella semplicità lì, mia mamma la accoglie, la capisce, la apprezza, è contenta che ci sia, che io non manifesti sensi di rabbia. E lui è uguale, con il creatore è preciso, semplicemente sto, lo dico a me soprattutto, no? Perché grazie a questo sterminio è un mesetto più o meno che lavoro rintanato qui nel mio piccolo paradiso. Mi sono detto, se dovesse finire qui la mia carriera artistica, che finisca in bellezza, bellezza nel senso che voglio vivermi tutto il tempo che ho nel mio piccolo paradiso e fare veramente tutte le cose che mi stanno a cuore senza più dover
giustificare, chiedere agli altri un benestare psicologico o pratico, no? Affidato al mio creatore. E per il momento devo dire che sono molto contento perché si sta profilando qualcosa di interessante che adesso non voglio anticipare, però profilo all'orizzonte uno sterminio che finisce in bellezza, nel senso che le sculture, se continuano così, nessuna scultura sarà più distrutta, nessuna scultura sarà più distrutta perché è successo qualcosa di importante, anche solo da poche persone, sufficiente per accendere, come io intendo, questo racconto, questo cammino del primo monumento mondiale della pace che viene fatto in questo momento epocale, dove si sta facendo l'ultimo round, l'ultima battaglia di tutta la guerra. Noi o vinciamo la guerra o la perdiamo. E con un maestro così, dopo più di 50 anni, che sta facendo un lavoro incredibile, che anche se noi non lo sappiamo perché i media non si occupano di darti quelle informazioni che ti fanno bene e ti liberano, si occupano e preoccupano di darti informazioni che ti tengono confuso, preoccupato e soggiogato a una fede cieca che ti fa credere che loro in tutto questo casino sono l'unica speranza possibile e immaginabile, mentre invece sono l'unica condanna che ti tiene lì con il tuo yes interiore. Per cui qui la pianto, con Anita ci siamo spiegati bene, le gemelle Kessler vi salutano e vi baciano insieme a me. Le metto qui sperando che cadano tutti e due. Cadono, una sì, questa no. Questa no, devo trovare un equilibrio. Un equilibrio equilibroso, così? No? Quella, forse? Faccio il giro della morte. Sono proprio, se gli faccio fare il giro potrebbero cadere, rischio. Rischio un autosterminio. Dai, finiamo col brivido. Sono veramente al pelo. Io se cadono cercherò comunque di salvarle, perché come ho detto lo sterminio è in fase di solvenza. Voilà. Ciao a tutti e al prossimo sterminio che è dedicato al gatto. Vuol parlare del gatto. Messaggeri, selfie! Amo, amo, messaggeria!